Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera. E allora, qui ci sarebbe da parlare fino a domani mattina, ma l'avete visto tutti, purtroppo, aggiungo, purtroppo. Allora, iniziamo da una cosa soltanto positiva, che hanno tolto quelle fasce nere nei pantaloncini. Come avevo detto io la prima partita e mi hanno ascoltato. Non so se sarà una cosa per sempre o se è una cosa soltanto per oggi, ma almeno diciamo a livello di, come si può dire, di immagine, la divisa era bella. Poi la seconda cosa, ed è la prima critica che faccio al signor Motta, perché qui non pensate che Motta sia esente da critiche o abbia l'immunità parlamentare. Non ce ne sono immunità qua parlamentari. E il capitolo portiere. Allora, io capisco la meritocrazia, capisco tutto quello che vuoi, sarà una cosa da niente, però uno fa il campionato e uno fa la Coppa Italia. Non ti puoi mettere a fare sempre ora il fenomeno con questi cambi. Uno si fa il campionato e uno si fa la Coppa Italia. Punto. Ora, tranne che Di Gregorio aveva un problemino. Avevo qualche fastidio muscolare, avevo, non lo so, problemi psicologici, avevo, non lo so, un problema ai testicoli, tutto quello che prende, allora mi rimangio quello che ho detto. Ma se Di Gregorio era abile e arruolato, caro, non fare il fenomeno perché già mi sto ingazzando. E questo è il primo. Per quanto riguarda la partita, caro Diego Motta, non ci hai capito un cazzo. Non ci hai capito un cazzo. Perdona, le tue conferenze stampa sono, diciamo, scialbette, non dici nulla, ma in campo è peggio. In campo è peggio, non c'è nulla. Un zero sotto zero. Oggi meritava l'Empoli. Gli abbiamo rubato 2 punti. Gli abbiamo rubato 2 punti. Perché oggi loro hanno costruito, dico, costruito l'azione del tiro a tu per tu col portiere. Lì quello era gol al 99% e poi hanno avuto l'altro all'ultimo con Gatti che è scivolato e gli ha preso la palla. Meritavano di vincere. Poi volevo parlare di tutto quello che volete. Possiamo parlare di tutto quello che volete, di Vlahovic. E se parliamo di Vlahovic, allora cominciamo tutti, dico tutti noi, a scalare il voto del mercato. Perché qui il voto del mercato tutti erano 10, 10. Fantastico, 10 e lode, qua, là. Come il sottoscritto che ho dato un 8, ho dato un 8. Però, una cosa doveva fare, non l'ha fatto, l'ho sempre detto questa. Doveva comprare un vice Vlahovic, perché un vice Vlahovic sarebbe stato fondamentale sia per il ragazzo Vlahovic stesso e soprattutto per noi. Non si può iniziare una stagione con un attaccante e soprattutto, lo ribadisco un'altra volta, secondo me Motta se fa l'integralista sbaglia. Bisogna anche cambiare anche modulo. Vlahovic non può giocare solo, Vlahovic deve avere una punta che gli apre spazi, perché noi così non andiamo da nessuna parte. Perché il signor Nico Gonzalez una cosa deve andare a fare, va sul fondo e non ci va. C'è andato di più, come si chiama, UEA, ne ha fatto uno forse, dal fondo. Tutto sbagliato, tutto, prevedibile al 100%. Cioè, mi viene anche l'orticare dire che siamo come la squadra di Allegri. Precisi, identici, non c'è nulla, zero totale. Quelle due partite sono state semplicemente illusorie, fumo negli occhi. Sono passati Di Gregorio, Di Francesco e come si chiama, l'allenatore dell'Empoli, Don Fessa, e ci hanno come soluzione, hanno fatto ritornare sulla terra, ci hanno fatto ritornare sottoterra, perché ci hanno umiliati, l'Empoli ci ha umiliati, perché l'Empoli, posso capire la Roma che come blasone, come squadra, tutto quello che volete, va bene, ma io l'ho detto subito, è una rometta con tutto il rispetto. Già si vedeva qualcosa che non andava contro quella Roma. L'Empoli, che a Roma ci ha vinto anche, meritava la vittoria. Meritava la vittoria.
Koppmeyer, un corpo estraneo. Nico Gonzalez, io secondo me, ora non lo so cosa succederà in avanti, poi magari sbaglierò, non avrei cambiato mai né Chiesa né Solè per Nico Gonzalez, ma comunque queste sono cose che ho sempre detto in estate, però ormai ci lascio nel tempo che trovo. Ma vogliamo parlare di questo Douglas Luiz? Ragazzi, vogliamo parlare di questo Douglas Luiz? Ma noi questo Douglas Luiz ce l'avevamo già in rosa. Ce l'avevamo in rosa, ce l'avevamo! Ma perché questo è meglio di Arthur secondo voi? Questa è l'unica cosa buona che c'ha, è la fidanzata. Non è che questo è tanto meglio di Arthur. Nella maniera più assoluta. Completamente, anche ci assomiglia anche. Caro Mott, devi fare un bagno di umiltà. Devi sedere, devi rivedere un pochino i tuoi concetti. I tuoi concetti, i tuoi schemi, le tue fissazioni, perché non ci siamo completamente. Secondo pareggio 0-0 è proprio merdoso, questo è merdoso. Ribadisco, già lo state, ma si era visto che la Juventus soffriva così in maniera totale. E che purtroppo, giustamente, e sono io il primo a essere coinvolto in questa situazione, ci lasciamo trasportare troppo dagli entusiasmi, perché noi purtroppo veniamo da una situazione dove anche quattro passaggi di fila, tre passaggi di fila per noi ci sembrano non so che cosa, e in quelle due partite si sono viste queste cose, si sono viste quattro schemette per il Como, il Verona, si sono viste quattro schemette. Siamo stati anche influenzati dal fatto che il Verona ha battuto 3-0 il Napoli. Attenzione, se noi giochiamo così ci asfalta. C'è sfatto anche il PSV, perché gioca bene il PSV, da quello che mi dicono il PSV gioca anche bene a calcio. Non si può giocare così. Lenti, prevedibili, mosci, cioè la grinta, dov'è la grinta? Attaccare la palla come dei selvaggi, fare forcing, la cazzimma, dov'è? Non c'è niente, senza idee. Che cazzo fai in allenamento? Che schema avete in attacco? Schema d'attacco nulli, zero. Schema d'attacco zero. Io non l'ho capito, va. Non lo so. Siamo alla quarta giornata, però già sono due partite dove veramente non è che si è fatto un passo indietro, si è fatto un passo sotto zero. Sotto zero. Si è fatto dopo, non si vede niente, non si evince nulla, non so neanche cosa dirvi, perché sono cose che io già ho visto nel girone, soprattutto di ritorno. Meno male qualcosa l'anno scorso, nel giorno d'andata, qualcosa l'abbiamo fatta di buono. Non lo so, io sono oggi sono rimasto veramente deluso, perché mi aspettavo una Juventus più arrembante, una Juventus più pimpante, una Juventus che aveva qualche tramo di gioco in più, una Juventus che facesse qualche tiro in più. Niente, un tiro di Vlahovic e basta. E poi non pretendete che Vlahovic sia Van Basten, che debba fare un tiro, un gol, e perde palla, perde qua, perde palla. Avete ragione voi su questo, benissimo, dategli la colpa allora anche ai Giuntoli. Datele la coppa anche ai Giuntoli, perdonatemi. Che fa 5 competizioni con un attaccante soltanto. E uno in cassa mutua. Scusatemi. Enrico Gonzalez, quello. Non era un voto. Che deve fare la differenza in questa squadra? Chi se la mette sulle spalle questa squadra? Chi? Chi è? Chi? Chi? Scusate, chi? Veramente oggi sono molto deluso. Un tiro di Gatti nel primo tempo, su palle inattive, come sempre, come lo scorso anno, e poi una palla soltanto decente per Vlahovic, decente fino a un certo punto, la para il portiere. Ma la palla più pulita l'hanno avuta loro, l'hanno costruita loro. Per un'altra attaccante la mette sotto la traversa e fa gol. Ci fa il pallonetto. Motta, fatti un bagno di umiltà. Ripeti i tuoi concetti. Ripeti la tua situazione. Ripeti i tuoi principi calcistici, perché stai sbandando di grosso. Un abbraccio.
ma si ci incazzate fino alla fine, forza Juve.